privati, sentimenti, legami personali. Non ha neppure un nome. Un unico interesse lo assorbe e ne esclude ogni altro. Un'unica passione. La rivoluzione. Nel suo intimo, non solo a parole ma nei fatti, egli ha spezzato ogni legame con l'intero mondo civile, con tutti gli usi, le leggi, le convenzioni sociali e le regole morali di esso. Il rivoluzionario è suo nemico implacabile e continua a viverci solo per distruggerlo con maggior sicurezza. E non sono stronzate. Le attività del gruppo, gli argomenti delle riunioni vanno notate. Ah, sì, sì. Vabbè, la solita manfrina del teniamo sempre tutto a mente chiaramente. Non mi sembra un'idea da sottovalutare, poi fa anche rima. Già, è vero. Perdiamo tempo in chiacchiere. Perdiamo tempo a riportare su stupidi registri quelle stesse chiacchiere che non faranno altro che dare spunti di riflessione per ulteriori chiacchiere, quando invece dovremmo agire. Io non ho bisogno di parlare per capire che le cose non vanno. Mi basta guardarmi intorno. E mi viene voglia di marciare e di distruggere tutto quello che incontro e che non mi sta bene. Praticamente tutto. Io invece credo che anche il caos abbia bisogno di un ordine. Le azioni improvvise possono senz'altro essere devastanti ed avere il loro ottimo momentaneo risultato, ma sono fini a se stesse. Poi il giorno dopo che cosa farai? Continuerò a marciare, a distruggere se occorre. Per quanto tempo? Finché le cose non saranno cambiate. Ma quando tu marci e distruggi e continui sul tuo cammino di distruzione, come fai ad essere sicura che ciò che ti lasci alle spalle cresca autonomamente sano? Non lo posso sapere. Ed è per questo che dobbiamo essere sicuri che le nostre azioni siano definitive e non momentanee. Quando distruggiamo dobbiamo avere non solo la capacità ma anche il dovere di ricostruire. E questo ci farà perdere tempo, sempre più tempo. Quindi ci dobbiamo fermare, conquistare un piccolissimo traguardo alla volta e intanto tutto il resto va avanti come sempre e anzi peggiora. Non se teniamo sempre bene a mente tutto quello che ci portiamo dietro. Sappiamo dove andiamo solo perché sappiamo da dove veniamo. Una frase piena di nulla. Veniamo da una situazione di merda che può essere cambiata solo se il sovvertimento è improvviso e continuo. Deve essere una palpitazione continua. La nostra rabbia deve ansimare per le strade finché non perdiamo il fiato. Sì, così finiamo per stramazzare al suolo sfiniti, tanto da non riuscire più nemmeno a far sentire le nostre voci. Se chiediamo forza gli uni con gli altri, ognuno avrà il tempo per riposare. Così possiamo correre solo dei rischi. È quello che dobbiamo fare, rischiare. Non possiamo rischiare, perché qui non si tratta solo di noi. Intanto io qui vedo solo noi. Quando anche gli altri verranno a rischiare il culo, allora mi preoccuperò anche di loro. Non è quello che pensiamo, lo sai. Lo so, non mi trovi da parte. Sono tutti codardi e ipocriti. Ma il fatto è che non tutti sono portati per queste cose. Alcuni hanno semplicemente paura. Vivono nella paura piuttosto che rischiare. Ma come puoi giudicare? Li giudico perché vivo anch'io nella paura. Potrebbero darmi la forza per sentirmi più forte e invece se ne stanno a casa senza nemmeno rendersi conto della loro importanza. Ciao, cani. Allora, come procede? Sì. Guardami ancora per un'oretta, poi ho finito. Allora, benissimo. Io vorrei che tu riportassi l'argomento dell'ultima riunione che abbiamo fatto, perché Astenopoli, sarà l'argomento di discussione del dibattito che ci sarà prima della manifestazione. Mm-hmm. Dove l'avresti lavorata? Non lo so, lo sto aspettando, dovrebbe arrivare. Va bene, va bene. Allora, ci vediamo con gli altri tra un'ora all'hotel prima della tua strada. Sarà una lunga traversata, di vedremo Astenopoli in realtà. Però, prevedo un grande esito. Per strada incontreremo parecchi dei nostri. Speriamo che nessuno venga in mente di surriscaldare gli animi con azioni stupide e improvvise. Già, speriamo di no. Allora, siamo eccitati o no? Ecco.
Cazzarola sarà un incontro storico. Vuoi scommetterci anche solo? Saranno sicuramente dei giorni indimenticabili. Parleranno di questo raduno anche tra 100 anni. E indovinate chi hanno scelto per il discorso di piazza? No, non ci posso credere. Sì. Ma come? Ma lui no? A parte l'emozione, finalmente tutti sapranno il grande affare che ci ha oggi. E come le nostre idee siano avanti rispetto alla retorica riformista che c'è in giro, giusto? Beh, complimenti, non credevo che ti dessero questa grande opportunità. Beh, non è che l'hanno data a me personalmente, ce la danno a noi come gruppo, no? La bestia sarà su di ci la prima volta, no? Sì, certamente. Sì, vabbè, ma adesso dobbiamo sbrigarci per discutere sulle cose da dire. Esattamente quello che trovo io. Quali cose da dire? Ah, indovina. È stato scelto per fare il discorso d'apertura. Vabbè, la domanda era perduta, non fa niente, grazie allo stesso. Finalmente! Così io devo dire a quei bastardi che è arrivato il momento di spaccare un po' di grano. Ma smettila. Se per te finirebbe tutto con una scazzottata stile Far West. Perché qui non è un solo... Sì, sì, e io sono uno sceriffo. Beh, sceriffo, abbiamo un problema. Ho appena dato fuoco alla dirigenza. Oh, questo è bravissimo. Oh, volete che vi versi da bere prima che cominciate a sparare qui? Qualcosa di forte per l'amico che è il suo ultimo drink. Ah, il mio ultimo drink. Tu inizi a pensare di che colore vuoi la bara, se di ebano o di mogano. Mogano è perfetto, come la mia cameriera. Ha fatto una tristezza, ovviamente. Ma come, tanti cuoricini colorati, che ti piace? Vabbè, dici, passa mano. Passa mano l'americano. Vai, su. E dai, fammi mettere prima le mani, non lo così. Vale. Ma vero, così non vale. Ma chi te l'ha detto che non vale? Oh, ma che simpatico è il mio amico. Lasciami. Se non fosse per me che vi salvi il culo negli scontri, cadereste a terra così come delle pere no. È vero, soprattutto una certa persona che per una volta sola che ha provato a stare negli scontri in prima linea si è fatto circondare da 10 poliziotti. Sarebbe rimasto lì se non lo avessi tirato fuori. Quello è stato un contrattacco storico, sai? Perché i bastardi hanno ripiegato. Prima li abbiamo accrediti, però guardami quando ti pare. Prima li abbiamo accrediti con un muro. Per loro si apriva! E noi bello! Con cattiveria li abbiamo fatto tanto male. Da dietro volavano salpietrini come in una grandinata estiva. È stato romantico, lo sai? Già. E uno mi ha colpito in testa. Beh, ringrazio che c'ero io che sono venuto a prenderti. Altrimenti quel salpietrino lo rimpiangevi a furia di manganellato. Vabbè, ma questa volta le cose andranno in maniera diversa. Lo sento. Sì, lo penso anch'io. Sì, voi lusingatevi pure, tanto finisce sempre allo stesso modo. Voglio ricordarti che questa è una manifestazione pacifica. Non è quello che si sente dire in giro. Già, è vero, anch'io ho sentito strane voci, sai? Beh, ma noi non devono interessare, no? No. Stiamone fuori. Ma lo sai che non possiamo starne fuori? Quando siamo lì, siamo tutti dentro, chiusi insieme. È proprio quello che ho intenzione di dire a tutti. Che non creassero situazioni in cui a rimetterci sono i manifestanti pacifisti. Non ti ascolteranno. Lo faranno. Perché dovrebbero? Perché gli parlerò diversamente. Ma che cazzo? Non sono cazzo. Ah sì? E tu che cazzo ti credi di essere? Martin Luther King, Che Guevara? Ma che c'entra questo? Dai, smettetela. Ma forse dovrebbe sì, farlo. Sì, però tutto sommato potrebbe succedere che non ci ascoltino. Non succederà. Io lo spero, genio. Ma perché non c'è un po' di fiducia? Io ci sto provando. Io non ne ho mai avuto. Ayer, lo sai come la penso. Vabbè, se succederà qualcosa, allora ci comporteremo così. Ma vedrai che i gruppi estremisti verranno in mente di organizzare qualcosa di grosso e noi ce ne saremo lì come tanti coglioni a inneggiare alla non violenza mentre ci caricano. Se qualcuno fa qualche cazzata io devo pagare per lui o Jerry Mendy. Sarebbe? Facciamo il nuovo. Questo sì che parlare. Bestia, che cazzo è questa roba? Bestia, ma ti stai portando? Io non parto come uno sprovveduto. Ah sì? Allora non mi neanche che ti trovi un'altra macchina, perché con noi, con quella mesa dietro, non ci viene. Lo sapevo, è diventato un cagasotto, hai visto? Cosa ti fa pensare? Ma ti sei visto? Che ti pensi che andiamo a fare i 10 passi, passamano, le cose che facciamo noi di solito qua? Pensate? Siamo andati al più grande raduno internazionale contro il sistema economico unificato, lo so. Verrà gente da tutto il mondo, lo so. E so pure che è facilissimo che scoppi l'apocalisse. E se permetti io non voglio essere uno dei martiri, tutto qui. Grazie. Bestia, non solo stai esagerando, ma sei in completa opposizione con la linea che abbiamo deciso di perseguire. Perfetto, ridisegniamo questa linea. Cosa vi fa pensare che le mie motivazioni non valgano quanto le vostre? È così. Io sono uno stupido, sono solo a fare casino e del resto non capisco un cazzo di politica, di ideologia, di quello che è giusto o sbagliato. Ma se abbiamo costruito tutto questo insieme, lo sai? Ma perché qualche volta non ho tenuto in considerazione le tue opinioni? Lo sbaglio? Sì. Eh? Adesso che mi fai la parte all'improvviso? Sì, un attimo. Eh? Genio? Che c'è? Al telefono.
Chi è? Quelli del raduno per il pernottamento. E non continuate questa discussione senza di me. Pronto? La solita testa di cazzo, bravo. La da da da. Che cosa vi avevo chiesto? Ti qua. Ti notare. Forse per me. Per una cazzata del genere ti lascerei qua. Peccato che non conta un cazzo. Sì, siamo quattro. Sei andato? No. Sei andato? Sì. Come è andata? Bene. Ci sono stati problemi? No, no. È una strada tutta in salita. Meno male che ci sei. Questi sono solo dei vigliacchi. È solo che non hanno una visione d'insieme, tutto qui. Ma che cazzo gliel'hai fatta vedere a fare la pistola? Lo sapevi che ti rompevano le palle? Ma sei proprio una guerriera, eh? Gente, ogni suo motivo e manifestazione. Per lui è morale tutto ciò che contribuisce al trionfo della rivoluzione. Immorale e criminale tutto ciò che lo ostacola. Va bene, grazie. Ragazzi, buone notizie. Ho trovato un posto tranquillo dove passare la notte durante il raduno. E dove sarebbe? In una scuola. Saremo circa una cinquantina, al centro della città. Con la signora vorremmo un'aula per delle lezioni private, una cosa. Sì, ma non dimentichiamoci del paio che hai in tasca. Nessuno se ne è dimenticato, non ti preoccupare. Ragazzi, sono adulto, so quello che faccio. No, non lo sai. E ti dirò di più. Se questi che ci ospitano scoprono che tra di noi c'è qualcuno a morte, non solo ci facciamo una figura di merda io per primo, ma ci sbattono a dormire fuori. Alla messe delle ronde notturne. E se tu non ti vuoi fare il problema con te, credo che almeno tu te lo possa fare per la tua signora, non credi? Semplicissimo. Basta non parlarne. Non parlarne? Ma perché parli con solo imbecillito, guarda? L'imbecillità chi scrive a chi? Guarda che non ho paura di te. Sbaglio, ti sbaglio. Questa, ma che cavolo? Ti sbaglio. Aspettiamo di offenderci. Qui la questione più importante è che questa decisione non abbraccia per niente le nostre convinzioni. Almeno per il momento. Poi il futuro non lo so. E questo questa l'abbiamo deciso io e te. Adesso non venirmi a dire, ad un'ora dalla partenza, che hai intrapreso una nuova strada senza neanche parlare con me. Perché sarebbe una mancanza di rispetto nei miei confronti. Quindi ti prego. Ti scongiuro. In nome della nostra amicizia posa questa cazzo di pistola. Ma queste sono stronzate, ognuno decide da sé qual è la cosa migliore da fare. Guarda che non è così che funziona. E se non ti sta bene, puoi anche andartene. Ah sì? Ma infatti è quello che stavo giusto pensando. E allora avanti. Stronzo! Non ti vuoi. E tu la smettiamo di dare ordine a tutti quanti? Questa è una questione che va risolta con calma e rapidità. E soprattutto è una questione tra me e bestia. Quindi per favore non interferire, ce la sbrighiamo tra di noi. Ho sbagliato, d'accordo? Dai, ne avremmo dovuto discutere prima insieme. Farò come vuoi. Mandatevene a fanculo! Dove vai? A pisciare, passo. Certo che ti sei scelto proprio un bel tipo. Questo è il questa. Cosa questa cazzo di storia? La cosa a casa prima di andare, va bene? Pensi che io sia scemo? Un po'. Partiamo subito, adesso. Quindi mettila nel cassetto della scrivania, davanti a me. Va bene adesso, capo. Ma poi io dico, ti metti a fare il pistolero e hai la responsabilità di una persona che ha... D'accordo, ho sbagliato, se non parlate più. Potresti andare a mettere in moto la macchina? Certo. Grazie. E hai fatto? Sì, ecco, arrivo. Fa presto che sto scendendo. Mi fa favore, aspetti due, poi più di tutto. Va bene. Dai, muoviamoci. Oh, devi aspettare qua, capito? Sto sulla porta, mi fumo una sigaretta. Oddio. E io sto qua, quindi sbrigati. Arrivo, arrivo.
Ma cammina, va. Il rivoluzionario disprezza ogni dottrinarismo e ha rinunciato alle scienze profane che lasciano le generazioni future. Conosce l'unica scienza, la scienza della distruzione. Per questo e soltanto per questo egli studia attualmente la chimica, la meccanica, la chimica, la fisica e perfino la medicina. Egli studia giorno e notte la scienza viva, i caratteri, gli uomini, le situazioni, le condizioni del regime sociale presente in tutti gli strati possibili. Il suo unico scopo è la distruzione rapida di questo immondo regime. Allora, signore e signori, benvenuti in questo grande convegno, bla bla bla, bla bla bla, i paesi del terzo mondo, fate che i soldi mi rimane sti barboni da un finito. Bla bla bla. Buongiorno ministro. Primo ministro, buongiorno. Segretario. Buonasera primo ministro. Volete accomodarvi? Sì, grazie. Dove, qui? No, lì no. Dove vuole, uguale, non si vede. Allora, magari qui? No, lì proprio no. Ma scusi, ma si metta su quella sedia, non le piace? No, è che lei Ma se vuole gliene faccio portare una con l'imbottitura, guardi che certi problemi sono abbiamo. Grazie. Io rimango in piedi, signore, grazie. No, 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 assolutamente. Io infatti non l'avevo invitato a sedia. Giusto, signore, mi scusi. Lo so, vedremo. O forse no. Chi lo sa. Signor primo ministro? Che c'è? Inizia a sentire fastidio? Parlare. E cosa sta facendo adesso? Le sto parlando. E allora lei, ministro, esegue le sue mansioni in maniera impeccabile. Grazie, signor primo ministro. Non deve ringraziarmi. Ho appena fatto nominare il suo sostituto. Che cosa? Forse no, chi lo sa. Vede, signor primo ministro, il punto è che... Già arrivato al punto? Senza nemmeno una premessa, un preambolo, un'antifona, caffè? No, le promesse ci sono. E chi la fa? Prima con ogni responsabilità. No, 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 le promesse, le promesse. Le premesse! Le premesse. Di cosa? Del punto in questione. Che sarebbe? Il piano di gestione urbanistico delle forze armate durante il congresso economico internazionale che si terrà nella città di Stanopoli a partire da domani. Sono previste grosse agitazioni e tumulti, lo stato d'allerta è portato a livello 4. Saranno chiamate ad intervenire tutte le forze armate, aeronautica e marina compresa e... Ho bisogno della sua firma per l'approvazione del piano. Carissimo ministro dell'economia, prego, accomodati. Grazie. Salve ministro. Buonasera, ministro. Buonasera, segretario. Salve, ministro. Ho interrotto qualcosa? No, ma tu tutto pronto per domani? Pronta alla relazione? Direi proprio di sì. No, signor ministro. Attento alla linea. Io ho urgente bisogno che lei approvi quel piano. Non lo so, è lei che dice? Persona che sa svolgere il suo lavoro con grande abilità e che quindi dovremmo fidarci. La cosa importante, signor primo ministro, è gestire al meglio il flusso dei manifestanti, così da poter dividere quelli violenti da quelli pacifisti. Per fare questo però ho bisogno di tutto l'aiuto a mia disposizione, anche di quello della protezione civile. Quindi lei ha detto gruppi più violenti? Sì. In che senso? Gruppi dissidenti estremisti. Estremisti? In che senso? Pronti a tutto, signor primo ministro. Sono pericolosi? Potenzialmente sì. Bene, quindi io penso... Lei che pensa? Forse dovremmo capire di che tipo di pericolo si tratta, signor primo ministro. Di che tipo di pericolo si tratta? Va bene? Sì, signor primo ministro. Signor segretario della difesa? Eccomi. Esponga al primo ministro i pericoli dei quali parliamo. Sì, sì, esponga. Però guardi, mi dispiace proprio tanto che non lo posso far accomodare. Io sto benissimo qui, signore, grazie. Ma infatti, lei non sta benissimo lì. Si sposta. Ma
Bene qui? Assolutamente no, si scorse ancora. Perfetto. È così nuovo perché. Signore! Alcuni gruppi hanno minacciato di voler creare una vera e propria guerriglia urbana, di strada, contro le forze dell'ordine. Considerata la personificazione materiale delle istituzioni statali e attraverso la lotta a distruggere ideologicamente le sedi del potere corrotto, minando gli strati più superficiali del sistema, ritenuti quelli oggettivamente appartenenti alla realtà cittadina. Senta. Dica, signor primo ministro. Alcuni gruppi hanno minacciato di voler creare una vera e propria guerriglia urbana in strada contro le forze dell'ordine, considerata la personificazione materiale delle istituzioni statali e attraverso la lotta a distruggere ideologicamente le sedi del potere corrotto, minando gli strati più superficiali del sistema, ritenuti quelli oggettivamente appartenenti alla realtà cittadina. Ah, beh, adesso ho capito tutto. Siamo in pericolo. Di che mezzi dispongono questi gruppi? Di che mezzi dispongono questi gruppi? Detto bene? Sì. Signore, verranno armati di spranghe, caschi, oggetti taglienti, picconi artigianali, tubi idraulici, scudi, oggetti vari da lanciare contro i corpi antisommossa. Beh, siamo ritornati alle guerre pubbliche, insomma. Puniche! Pubbliche! Puniche! I nostri reparti specializzati sono preparati al meglio per fronteggiare questo tipo di minaccia, signore. No, però guarda. Il fatto è che alcuni manifestanti hanno minacciato di voler lanciare delle buste di sangue infetto sugli agenti. Buste? Che buste? Sacche di siero. Che siero? Il siero della verità? No, signore, buste di sangue. E buste? Noi queste buste ce le abbiamo. Signore, non possiamo volerci di questa possibilità. Ma perché è un problema economico? Quant'è? No, signore, non possiamo lanciare buste di sangue infetto sui manifestanti. I soldati più giovani. Ah, non possiamo. Direi che non è il caso. Ah, vabbè, tanto pensavo che fa pure pressione. È tutto qui? Per il momento sì, signore. Perfetto, torni al suo posto. No, no, continua. Posso? Certo. Perché volevo dirle che... Aspetti un secondo, è segretario, qua litighiamo per un'inerzia. Inerzia? Appunto. Un po' più là, io. Che ci sarebbe giunta una soffiata sicura che... Ministro, la soffiata le ha fatto venire la tosse. Sta meglio adesso? Sì, grazie. Niente, devo aver confuso i fascicoli. Io mi riferivo a un evento che avverrà il mese prossimo. Ah, e allora ce ne occuperemo quando? A tempo debito. A tempo debito? Detto bene? Sì, signor primo ministro, però ora le devo ricordare che è l'ora della conferenza stampa all'auditorium. Quale conferenza stampa? Quella con il ministro degli esteri. È venuto un ministro dall'estero e vuole vedere me. No, è il nostro ministro che svolge attività diplomatica in quegli stati esteri. Suo nipote, insomma. Ah, sì, quel caro ragazzo. Sa una cosa, a lui piaceva tanto viaggiare, era proprio una sua passione. Beh, immagino, viaggiare è bellissimo. Oh, già, è quello che dico prima, ma chissà adesso che fine ha fatto. È all'auditorium che l'attende, signor primo ministro. Ma davvero? Oh, bene, benissimo, è da tanto che non lo vedo, sa. Sarà tornato a casa a trovare i suoi parenti. Sa, non è facile stare troppo lontano da casa, eh? No, immagino. Va bene, allora vado a prepararmi, però io dove devo firmare? Allora, attenta alla linea. Una firma qui, una qui e una qui. Quante firme sono? Dopo il decreto 727, una firma per ogni pagina del documento della venuta visione. Ma che legge stupida è? Ma chi l'ha fatta? Lei, signor primo ministro. Ma non è stupida. Ma non mi giustifica affatto, questa legge è stupida. È stupida? Seccante, ma sicuramente necessaria, signor primo ministro. Stupida, seccante, ma sicuramente necessaria, signor primo ministro. Allora vado? Va. Arrivederci, signor primo ministro. Ah, e mi raccomando, gestisca la situazione con cura ed ordine. Meno disordini ci saranno e più ci faremo una bella figura con i paesi esteri. E non date spettacolo con inutili arresti e rappresaglie violente gratuite. Stiamo dando vita ad un grande evento che verrà ricordato con gioia negli anni a venire. Ma l'ho detto tutto io. Lei ha il dovere morale di risolvere questo problema nel minor tempo possibile. Ho bisogno di tutto l'aiuto disponibile. L'intelligence è a sua completa disposizione. Le invierò personalmente una squadra di agenti al suo servizio. Da sotto sopra questa città, ma trovi il responsabile di questa pazzia. Bisognerà interrogare delle persone. Allestiamo un centro operativo a pochi chilometri dal cantone centrale. Credo che il segretario della difesa abbia tutte le abilità per mettere sulla cosa molto velocemente. Lo consideri come già fatto.
Spero non ci deluderà, signor ministro. Farò tutto quanto in mio potere, Dante di più. Dovessi andare io personalmente ad arrestare uno ad uno ogni tipo sospetto in città. Ci terremo aggiornati. Grazie, signor ministro. Allora ci aggiorniamo? Sì, aggiorniamoci. Ok. Aggiornarsi? Ho detto bene. Lei farà strada. Grazie, lo so. Il rivoluzionario è un uomo perduto, spietato verso lo Stato e la società esclusa in genere. Tra lui da una parte lo Stato di società, dall'altra esiste uno stato di guerra, visibile o invisibile, ma permanente e implacabile, una guerra all'ultimo sangue. Egli deve imparare a sopportare la tortura. Ragazzi, da prendere due vie. Non lo so, cosa ci sta vedendo. Tranquillo. Orde di guerrieri che impavidi marciano contro il potere. Chi sono? Ragazzi, studenti come me, che si battono contro qualcosa che non sappiamo se esiste davvero. Che cos'è il potere in realtà? Dove ha sede? Chi lo impersona? È un uomo solo, sono tanti uomini. Ma questi uomini che fanno? Io sento parlare tutti i giorni di leggi, governi, finanziari. Milioni di miliardi di euro spesi per questo o quella cosa, tutto il mondo è corrotto, dicono, e poi ci sono i criminali, la mafia, la camorra, e tutti quelli che hanno un potere che è diverso da quello politico, ma complementare, come se fossero due parti di un solo pensiero.
Io non lo so. Mio padre ogni mese riceve sul suo conto 2000 euro di stipendio. Ma chi li mette questi soldi? Da dove vengono? Come gira questa economia? Ci sono professori occhialuti che possono spiegarti come funziona un mercato? La macroeconomia di tutto questo sistema, ma questi soldi virtuali, come diventano carta? Io questo non riesco a capire. Il sindaco del mio paese viene eletto e dopo gestisce e amministra dei soldi. Ma da dove vengono questi soldi? La verità, per me, è che cercare di provare a capire tutto questo, concepirlo materialmente, è un po' come provare a razionalizzare la fede. Lo Stato è come Dio. Sai che c'è, sai quello che può fare, vedi anche quello che riesce a fare, ma non sei. È un'oscurità in cui si avvolge chi ha la possibilità, lasciandoti alla luce. La luce ti riscalda, tu continui a vivere, ma non saprai mai nulla di quello che è nascosto nell'ombra. E allora lottiamo! Io voglio lottare per capire come funziona tutto questo sistema. E voglio lottare perché non ci posso credere che tutto è marcio. Ribelliamoci a questo. Vomitiamo il nostro disprezzo. Ora, domani e per sempre. Perché ne ha così questo tempo?
Certo, l'ho usato una volta all'asilo. Vabbè, comunque non è riuscito a riprenderselo. Perché non sa lottare. Vive di luce riflessa. Molto gentile. Ce l'abbiamo le cartine? Sì, io ci sto un paio. Ah, quelle che servono. Senti, ma Gene? Non lo so, non era con te? Non la smette mai di parlare con la gente, è una cosa incredibile. È la sua missione. Ho capito, ma c'è certa gente lì fuori che è stupida. E starci a parlare è inutile. Non solo lì fuori. L'hai fatta arrabbiare? Non ho fatto nulla, giuro. Credimi, è questo che gli dà fastidio. Non farle niente equivale a non considerarla. Sei sicuro di non aver fatto niente nel tuo non fare niente? No, non sono sicuro. Immagino. Ragazzi, avete sentito quello che è successo? No, cosa? Una cosa tremenda, cazzo. Vai, parla! Oggi, durante gli scontri, un ragazzo è stato ucciso. Oggi? Quando? Non lo so, in chiusura, 2 ore fa, 3 ore fa, non lo so. Ma chi l'ha ucciso? Sì, ma sarà stato un incidente. Non lo so. Non lo so cosa, qualcosa avrei sentito dire. Credo gli hanno sparato. Chi? Gente. Oh. Chi? Una pattuglia sola. Questa, ma non si è capito bene quello che è successo. Dicono che erano circondati, allora probabilmente per difendersi. Ma difendersi un cazzo! Te l'avevo detto che questi non scherzavano. Questi ci ammazzano tutti. Bastardi. Ci sarà sicuramente una spiegazione valida. Può mai esserci una spiegazione valida per un gesto del genere? Ragazzi, siamo in uno stato di stress e tensione tale che qui una piccola scintilla può far esplodere una reazione a catena. Sì, genio, ma qui non si tratta di una scintilla, qui la bomba già esplode. Lo so, ed è per questo che dobbiamo mantenere la calma e non fare azioni avventate. Ma che cazzo dici? Qua ammazzano i ragazzi per strada e continui con questo atteggiamento pacifista da perdente. Dobbiamo reagire, lo dobbiamo fare subito. Gli dobbiamo fare male. Altrimenti penseranno che siamo deboli e a quel punto veramente sarà la fine per noi. Ma una reazione violenta è quello che si aspetta. Fanno bene, perché sarà tanto violenta quanto doloroso. No, non è quello che si è deciso. E chi ha deciso? Tutti i gruppi si sono radunati. Alcuni erano contrari, altri si sono astenuti, ma insieme abbiamo deciso che domani in onore del ragazzo morto non ci sarebbero stati scontri. Cioè, tu hai parlato e deciso senza neanche consultarti con me prima. Beh, sì, ti ho cercato. Ma non so che cazzo di fine avevi fatto. È successo tutto velocissimamente. Ci siamo riuniti e abbiamo votato sul da fare. Su mia proposta. Pure. Bravo. Tu farei strada, eh? Guarda che non ho parlato a nome mio personale, ma a quello del gruppo, come sempre. Come credi? Sì, vabbè, ma domani che si fa? Domani ci sarà un corteo. Dal corso della liberazione fino a Porto. Sarà un corteo, una marcia funebre contemporaneamente. Marceremo in assoluto silenzio. Verranno distribuite delle candele a tutti quanti da accendere lungo il nostro cammino. Almeno chi non vorrà partecipare potrà rispettare il nostro percorso. Sì, mi sembra un'ottima idea. Lo so, lo penso anch'io. E tu che pensi? Penso che sia giusto. In onore di quel ragazzo. Tu bestia? Fate quello che volete, a me non mi interessa più. Aspettavo una reazione del genere. Qualcuno ha portato del vino? Sì, bestia. Sì, avrei bisogno di bere anch'io. Sì. Ci vuole un bicchiere, no? Vabbè, se ne frega, anche senza. Ci attacchiamo alla bottiglia. Sì, ma ce l'hai la bottiglia. Vabbè, vedi di trovare qualcosa, no? Tante persone. Quindi se bestia ci ha pensato a capire. Bestia? Hai pensato anche a Matatti? Faccio parte del catering, io. Piuttosto, dammi una cartina. Dai, io la prendo. Che si fa? Non lo so, io penso che qui non ce le possiamo bere. Proviamo a rompere il collo delle bottiglie. Addirittura. A meno che non abbia qualcosa di utile questa borsa. Che cazzo fai? Lascia stare la mia borsa. Ma che cazzo? Aspetta un attimo! Ma che c'è? Che c'è? Vieni nella notizia quello che ho visto. Che succede? Il padre non che hai visto? Che sei stato? Tu vuoi di farlo? Bravo! Che succede? C'è un coglione, ecco cosa. Coglione cosa? Come dice Andy? Mi spieghi cosa è successo. Fatelo spiegare da lei. È successo. Non lo so, vado a vedere. Cosa è successo? Ha la pistola nella borsa.
questa la pistola di bestia. Se dobbiamo lasciare adesso. Sì, lo so, ma adesso ce l'hanno lei. Credo che qualcuno ti abbia già spiegato la tua triste situazione. Non devo far leva con nessun giochetto sadico sottoporti a un reiterato stress psicologico. Ma che cazzo vuoi? Io i miei diritti! È proprio questo il tuo problema, mia cara, adesso. Diritti e doveri. Tu non avevi il diritto di sparare a quella gente, ed ora hai il dovere di pagarne le conseguenze. Sarò franco con te. Farò tutto il possibile per farti ottenere il massimo della pena. Chissà, forse anche 15 anni. Tu sei ancora giovane. Tutto sommato usciresti di prigione ancora scopabile da qualche tossico da stazione. Sembra che il carcere non cambi il tuo orientamento sessuale. Ma che cazzo vuoi da me?
cosa vuoi, mia cara? Io voglio tornare a casa. Voglio solo tornare a casa. Luce! Qualcuno ha bisogno di acqua? Sì, io, grazie, gente, grazie. Eccole. Dovevi pensarci prima di venire a fare la rivoluzione. Senta, gente, io dovrei andare al bagno, non ce la faccio più. Adesso non si può, sono tutti occupati. No, la prego, la scongiuro nel cielo. No, alzati! Stiamo sulla testa! Va bene, va bene. Signore, non vede che non sta bene, lo lasci andare. A me nessuno ha chiesto un cazzo. Ecco, mi ero deciso a lasciarti andare, ma adesso per colpa del tuo amico ci ho ripensato. Non la prego, io sto malissimo. Devo andare al bagno. Non mi toccare! Posso parlare direttamente al ministro della difesa della tua situazione, ma deve dirmi qualcosa che mi possa interessare. Sa, la sua casa è lontana, provi ad immaginare quanto ci costa rimandarla là. Quindi lei dice che io potrei tornare a casa senza essere accusata di nulla? Noi siamo un corpo specializzato. Nessuno sa di quello che è successo. Se vogliamo, se io voglio, la cosa potrebbe rimanere tra noi. Ma tu devi dirci qualcosa in cambio. Nomi grossi, strutture organizzative, sono informazioni che potrebbero farti avere al massimo uno sconto di un paio di anni. Quindi piccola guerriera stupisci. Io so che c'è una bomba. Destra. 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 Ah! No! 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 Come stai? Mi hanno spaccato una costola, mi fa male tutto. Che me lo stronzo, per poco mi sbriciolava il collo. Ragazzi. E come stai? Io mi sono cagato addosso. Cazzo. E non ti preoccupare, dai, può succedere. Mi dispiace, mi vergogno così tanto. Dai, non ti preoccupare, dai, tieni duro. Non puoi ci lasciare andare a casa. Noi ci vendichiamo noi di questi bastardi. Io voglio andare a casa. Vedrai che tra un po' ci lasceranno andare. Sì, ma quando? Presto, vedrai che ci lasceranno andare. Non sento morire. Voglio morire, ma non qua. A casa mia. Luce! Aspetta. Aspetta. Quindi dovresti ripetermi di nuovo tutta la storia. Basta, lo decido io. Se quello che sai è tutto, lo stabilisco io e probabilmente lo ripeterai altre 10 volte se voglio io. Si evince da questa breve delucidazione che sono proprio io a comandare. Quindi ripetimi da capo. Allora, io e il mio ragazzo siamo partiti insieme. Lui aveva appuntamento con un tizio per ritirare un ordigno esplosivo artigianale. Eccoti! Come va? Vediamo che vada bene. Tranquillo, so bene del tuo talento. Ma è tutto qui? La cosa ti sorprende? Ah, che pensavo avessi bisogno di fondi per finanziare le tue creazioni. Guadagno abbastanza bene con il mio lavoro. Questa è un'altra storia.
Questa è storia. Verrai allora a noi? Non credo che condivideremo questa informazione. Non andartene in giro a raccontare questa roba. Tranquillo. Buon lavoro. Anche a te. E lui sarebbe uno dei ragazzi in stato di fermo. Sì, è quello chiamato il bestio. La tua è un'accusa grave, lo sai. Lo stai mettendo in un mare di merda. Ma io ho bisogno solo la verità. Quale verità? Quella per cui un tuo compagno non avrebbe mai portato l'ordigno a Stenopoli. Per quale motivo? Crisi di coscienza. Non lo so. Lui aveva solo un problema, ma non aveva niente. Potrebbe averla portata prima, fatta portare da qualcun altro. No, non c'entra niente. Quindi stai ritrattando quello che hai detto. No. Devi essere sicura, altrimenti mi vedo costretto ad aiutarti. Posso farti sbattere in isolamento, quanto ti ci vorrà? Una settimana in un buco al buio ti basta? No. Allora decidi velocemente. Il costruttore della punta. So dove è. Scrivi l'indirizzo qui. Conferma le sue ultime dichiarazioni riguardo il suo compagno detto bestia o il bestia. Sì. Bene. Agente, la porti via. Spogliatela e mettetela in isolamento! Però! Lei ha sparato ad un agente statale! No! Lei è in possesso di informazioni su attività criminali contro lo Stato! Lei è la nostra custodia finché non verranno effettuati! No! Ministro, ma io veramente avevo... non so come complimentarmi con lei per come sta gestendo la situazione in maniera esemplare. La ringrazio, signor Primo Ministro. Certo, cosa, io sento dire che ci sono stati dei disordini, o almeno così mi hanno detto. Ho capito. Ho sentito... Vabbè, che è successo? La solita routine, signore. Certo, Ministro, ma io comunque questi giovani non li capisco proprio. Vengono qui a protestare davanti a tutti i capi di governo delle nazioni estere. Fanno delle loro proteste, una sola voce, ma questa voce in italiano. Scusi, non ho afferrato. Ma dovrebbero almeno preoccuparsi di protestare in inglese, così da essere capiti da tutti. Dico io, siamo o no nel nuovo millennio? E ancora non ci sappiamo aggiornare? Ha ragione, signor Primo Ministro. Difatti la problematica della scelta di una lingua comune per i mercati è uno dei frutti salienti. Vede, Ministro, oggi la lingua è sì importante. Sicuramente. E poi abbiamo a disposizione tutta questa tecnologia. Milioni spesi per la ricerca e lo sviluppo. E questi giovani vengono qui a Stenopoli con auto, treni e qualcuno perfino in aereo. Ma dico io, potevano venire tramite internet? Abbiamo una rete che ci unisce in un lampo. Oltre a far fallire le cose, servirà per qualcosa. Vabbè, sono fallire. E vabbè, meglio di che. Lo sviluppo delle reti e dei sistemi di rete è un altro dei punti caldi. Benissimo, signor Ministro, benissimo. Sto andando bene. Meravigliosamente, signor Primo Ministro. Bene, Ministro, questa è parte del discorso iniziale del convegno. Mi complimento per l'accuratezza. Gli daremo giusto qualche ritocchino qua e là. Sì, lei scriva, che tanto io lo leggerò tutto di fila. E poi parlerò di quanto siano belle Italia. Le piace a termine? Quale sono una certa erudizione. Già. Ma è una cosa positiva. Sì. Oh, bene. Dicevo, quanto siano belle Italia queste pretese. Per non dire ambiziose, o utopiche, o vanagloriose. Ma non capite il significato del termine? Beh, credo di sì. No, siccome ho avuto un po' di problemi con tutti i significati, allora ho cercato anche tutti i sinonimi. Ha fatto benissimo, signor Primo Ministro. Sì, ma è il ministro che me l'ha consigliato. Se la sta cavando benissimo, infatti. Il signor Primo Ministro sta affinando le sue capacità di oratoria e di demagogia. Esatto! Ma è sempre una cosa così. Certo! Sta seguendo la strada giusta! Sante parole! Perché qui, la strada giusta da seguire, ce l'ho io! Cioè noi! Loro, vabbè, non lo so chi, comunque, è la risoluzione a tutti i mali! Ah, ma la vuole sentire? Sì, stavo giusto per chiedergliela io. Risolveremo queste trepidazioni giovanili, o meglio ansietà, o inquietudini, o turbamenti, o preoccupazioni, o... con una nuova proposta lavorativa per tutti, il lavoro precario. Delle quali potenzialità parleremo nella seconda metà del discorso. Ah, dunque questa è una sorta di prova generale alla quale sto assistendo. Diciamo di sì. Possiamo dirlo. E diciamolo allora. Sì.
Ma si figuri, signorina, ma lei non deve ringraziarmi. E dopo tutto lei è sempre il ministro della... Di che ministro, signorina? Della difesa. Della difesa! Difesa di cosa? Ora dobbiamo andare, signor primo ministro, non possiamo assolutamente trattare. Senta, signor ministro della difesa, lei viene con noi? No, no, no. Io resto qui, devo svolgere alcune mansioni amministrative. No, io comunque devo chiamare un tecnico per... Sì, un tecnico per il clima. Qua siete sempre tutti raffreddati e non vorrei prendermi un malanno anch'io, visto che c'ho pure una certa visibilità. Perché ce l'ho. Ce l'ho. E vabbè, mi giudicate. E fai molto di più. Intanto si avvii, signor primo ministro. Io la raggiungo subito. Sì, si esprimi perché dobbiamo ricadere il discorso, va? Arrivederci, ministro della difesa. Arrivederci. Più che ripetere, dovrò convincerlo che è più consono lasciarlo fare a me. Quando gli avrò spiegato che cosa vuol dire consono, magari accetterà. Deve accettare, se non vogliamo fare dei soldi figurati. Ormai ci sono tutti abituati. C'è chi addirittura dice che rende più interessante questa nostra vita politica. Signor Ministro, abbiamo avuto conferma dei nostri sospetti. C'è la possibilità di un attentato e pare possa essere proprio domani alla conferenza. Mi sembra il posto più adatto per ottenere la massima risonanza a livello internazionale. E dobbiamo solo capire come e quando avverrà la cosa, se l'ordigno è già in posizione o se tenteranno una... Dovete risolvere immediatamente. E nessuno deve sapere nulla. Non possiamo lasciar trapelare questo tipo di informazioni. La conferenza sarebbe annullata e per la nostra immagine sarebbe deleteria. Va bene, signor primo ministro, farò del mio meglio. Signor ministro, noi abbiamo tutto sotto controllo. Come sotto controllo sono i nostri piani di sviluppo per il futuro. La credibilità è tutta una questione di apparenza. Va bene, farò del mio meglio. Questa volta non basta. Faccia di più. Mi tenga informato. Cazzo! Allora, signori, come procede il vostro soggiorno? Inizio a pensare come spiegherà tutto questo alla storia. Nella sua situazione dedicherei meno tempo all'indagine. Già, ha ragione. Dovrei imparare a stare zitto. Tanto prima o poi dovrete lasciarci andare. Poi vedremo da farsi. Senta, signore, io non lo so perché sono qua. Io non ho fatto nulla di male. Voglio sapere se posso fare una telefonata. I telefoni sono tutti occupati, c'è stata una tempesta ieri notte. Che stronzata. Non l'avete sentito? Signore, la prego, la smetta di dire cazzate. Ci faccia uscire di qua, cazzo! Forse il signore ha bisogno di un po' d'acqua. Che vuole fare? Senta, questi sono atteggiamenti che vanno contro i diritti di un qualsiasi essere umano! Lo faccia smettere! Ma siete anche lei, per caso? No! Basta così! Senta, signore, posso fare la mia telefonata? La prego. Guardi, io le darei il cellulare, solo che mi si è scaricata la batteria. E lei, soldato? Non lo credo, signore! Che peccato! Che stronzo! Tu sei bestia, vero? Epiteto sofisticato. Di certo qualcosa di animale lo ha. Scioglimi le mani e ti faccio vedere gli artigli e le zanne, stronzo. Non avresti nessuna possibilità nemmeno se io avessi una mano sola e tu un lanciare. E proviamo, io e te. Tu togli quel distintivo del cazzo che ti faccio sparire il sorriso borrioso dalla faccia. Pesca, per favore, non ti ci mettere anche tu. Non peggiorare la situazione. E cioè, non hai le palle. Trovo commiserazione per te. Pesca! Pesca! Senta, signore, io voglio sapere, esigo di sapere perché sono trattenuto qua! Oh, ecco finalmente una domanda a cui posso rispondere. Voi siete trattenuti qui perché avete delle informazioni molto importanti per noi, indovinate? Rimarrete qui finché non ce le avrete date. Ma che informazioni? Tutte quelle che avete. Senta, io sono disposto a dirle tutto quello che so, ma riguardo a cosa? Penso lo sappiate benissimo. Sono cazzate, ci vogliono prendere per il culo.
Senta, io non credo che noi sappiamo cose che voi non sappiate già. Smettila di parlare, ci stanno prendendo per il culo, non vedi? Vuoi che ne facciamo del... smettila, cazzo! Smettila tu, cazzo! Io sto male! Voglio andarmene di qua. Fallo stare zitto, Jack. Nomi di chi? Non fare il loro gioco, non fare il loro gioco. Cosa dovrei fare secondo te? Non lo vedi che sta male, devo portarlo fuori di qui. Ti faranno firmare dichiarazioni che non hai mai fatto. Ti metteranno nella merda. Aspettate, fatemi state zitti, fatemi pensare, cazzo! Questa triste riunione di gruppo è finita. All'inizio mi stavo divertendo, ma poi siete diventati patetici. Va bene, le farò dei nomi. Dei nomi? Sì, sì, i nomi di capogruppo violetti che sono al comando dei disordini. Cosa me ne dovrei fare io dei nomi? E che cosa vuole allora? Vedo che volete fare il giro lungo, non vi è bastato. Vi faccio sbattere in isolamento. Ma che cosa vuole da noi? Voi che cosa volete? Che perdiamo la pazienza. Vi conviene collaborare. Ma di cosa stiamo parlando? Non siamo noi quelli da interrogare, voi state sbagliando per soli. C'entriamo un cazzo noi. Impossibile. Impossibile cosa? Quella persona ha detto che eravate proprio voi le persone a cui dovevo chiedere. Quale persona? Quella dietro di voi. Oh cazzo. Ma chi è? Chi è questa persona? È morto! L'avete ammazzato, bastardi! Non lo conoscete? Io non l'ho mai visto prima. Siete sicuri? Senta, non appartiene a questo gruppo. Lo vedete? Lo vedete? State sbagliando persone, non siamo noi quelli da interrogare. Voi dite? Domandiamolo a voi. Ehi, ragazzo? Erano queste le persone di cui mi avevi parlato? Sì. Loro dicono che non ti conoscono, è possibile? No. Allora dicono bugie. Sì, lo immaginavo. Vedete cosa dice il vostro compagno? E l'ho detto anche prima che si pisciasse addosso e perdesse i sensi. Che razza di gioco sadico è questo? Che razza di gioco è il vostro? Avanti, ditemi dove si trova. Dove si trova cosa? L'ordigno esplosivo che avete portato in città. Cosa? Che cazzo state parlando? Signori, io non ho tempo da perdere. Vi dico subito che sono disposta ad usare qualsiasi mezzo pur di risolvere questa situazione. È molto tesa. E la situazione è molto tesa. E quindi nell'interesse di tutti risolverla immediatamente. Senta, io non so dire di cosa sta parlando. Lei che cosa dice? Io non so nulla. Senta, noi facciamo cazzo. Parte di un gruppo del movimento pacifista. Siamo un gruppo pacifista. Vieni in giro. Vanno avanti così da un tempo. Non gli ho trovato nulla addosso né fra gli oggetti personali, nessuna traccia, nessun biglietto, niente. Voi pensate che io non possa arrivare a farvi seriamente del male, vero? Forse non ci siamo capiti. Io sono autorizzata ad usare qualsiasi mezzo pur di risolvere questa situazione. Senta, lei è una brava persona, lo si vede, ma noi non sappiamo niente, ne vogliamo solo andare a casa. Volete andare a casa? Sì, la prego. Ha sentito? I suoi amici vogliono andare a casa. Lei può farlo. Ci dica dove ha messo la bomba! Di cosa stanno parlando? Lo so, ve lo giuro, non so che cazzo vuole. Senta, se lei mi permettesse di fare la mia telefonata, io potrei fornirle... La stanno facendo più difficile di quanto pensassi. Tutte le informazioni... Nessuna telefonata! Fino a quando non mi avete detto dov'è quella maledetta bomba! Non ho capito che noi non sappiamo nulla. Lei, 4 giorni fa, non si è incontrato con quest'uomo per ritirare un ordigno esplosivo da recapitare qui nella città di Stenopoli? Stai inventando una storia assurda. Non l'ho inventata io, l'ha inventata la sua donna, che adesso è incontrata sulle sue colpe di isolamento. Che cazzo l'avete fatto? No, non potrebbe preoccuparsi tanto per lei, visto che l'ha denunciata per avere uno sconto di pena. No, questo non è vero. Questa che cazzo sta succedendo qua? Perché tu credi a questi bastardi? Guardami negli occhi, guardami in faccia e dimmi cosa sta succedendo. È un sacco di stronzate, sono stronzate. Cioè, io sono un stronzate, sacco di... te lo giuro, stronzate. Ho capito. Dov'è la pistola della ragazza? Sul tavolo. Soldato, prenda la pistola. Che cosa vuole fare adesso? Mi dispiace, io non volevo arrivare a questo punto. Ma il tempo a mia disposizione sta per terminare. Quindi mi vedo costretta a farvi del male. Seriamente. No, senta, questa è tortura. È tortura fisica e mentale. E non ci può fare questo. Soldato! Li spari un colpo e li faccia molto male. No, aspetta, che cazzo significa? Oh!
No, io non posso. Soldato, spari! No, ma io non ci sto! Non devo sparare! Ehi, amico, tu adesso morirai e la colpa è solo del tuo compagno. Allora, guardare. Ehi, uccisi 1100, state sbagliando. Oh, poverino, lui ti crede ancora. Gli vuoi dire addio? No, non nascosta, non nascosta. Io non nascosta nel seminterrato nella piazza del concerto, la piazza del popolo, in un palazzo giallo di fronte all'istituto d'arte, ma non volevo. Spiegatemi, rifondete la notizia giù delle spalle. No. Ottimo lavoro, segretario. Un po' ortodosso, ma sicuramente mi piace. Di loro che ne facciamo? Li mettiamo al fresco per un po' entrambi. La bestia ci rimarrà per un po' per attività terroristiche e tentativa. L'altro rimarrà dentro finché tutta la storia non si sarà sgonfiata. Ma non cercherà di darci problemi con la stampa. E anche se lo facesse, che prove ha dalla sua parte? Ministro, abbiamo insabbiato e screditato storie molto più compromettenti. È solo un'interferenza. Sono solo piccoli buchi sul velo della pelle. A dopo. Atterrò giornata, ministro. Ripulite tutto. Per implementare il nuovo piano economico internazionale. E cedo la parola al primo ministro per le conclusioni. Grazie. Grazie, signor ministro. Saluto tutti i membri degli stati che hanno accettato di condividere con noi questo progetto pionieristico e di seguire questo nuovo percorso insieme, uniti con lo sguardo volto verso ambiziosi traguardi. Che altro dire? Ecco. Noi siamo orgogliosi di esserci proposti come punto di partenza, di ritrovo e di riferimento anche, per questo che vuole essere un nuovo inizio. E siamo lusingati che ci sia stata concessa questa fiducia da parte di tutti voi nell'affidarci questa creatura che è nata e cresce con la partecipazione di noi tutti. 10 settembre 2001. Non farò un discorso lungo. Sto iniziando a rivalutare l'importanza delle parole. Non provo nemmeno a parlare col cuore, come ho sempre fatto, badando poco ai concetti. E poi credo sia la cosa più importante. Potrei oggi raccontare di cose assurde a cui ho assistito, cose terribili che sono successe. Ma poi mi chiedo, ma cosa è successo? Un successo. Questo è quello che oggi stiamo siglando insieme, ognuno facendo la propria parte, ognuno investendo qualcosa e costruendo pezzo su pezzo il nostro futuro, il futuro dei nostri figli, di questi giovani ragazzi. Sono arrivati in gran numero qui, ognuno spinto da qualcosa, da un'idea, che per quanto possa essere condivisa, resta sempre personale, fortunatamente. Io dico attenzione a queste idee, forse non riusciamo a comunicare tra di noi efficacemente, siamo disgregati. Siamo migliaia di frasi appartenenti ad un unico discorso, ma non riusciamo a decifrarci. Ma riusciamo a capirci, nonostante le nostre differenze antropologiche. Perché, istintivamente, abbiamo intuito che il miglior modo per... Momento che devo girare pagina. Per preservarci e rompere queste barriere obsolete è iniziare a conoscerci. A parlarci chiaramente, ma soprattutto a pensare se ciò che noi intendiamo venga recepito nella stessa maniera da ognuno di noi
E questo io lo dico soprattutto per chi ha la responsabilità. L'oneroso dovere di rappresentare una guida. Di essere un punto di riferimento. Dover gestire. Saper di poter condizionare. Tutto questo enorme potenziale. E abbiamo l'obbligo di tutelarlo. Non possiamo agire con superficialità. Dobbiamo sempre saperci mettere in discussione. Io vi ho creduto.